Ecco Salisburgo al completo. No, vabbè. Vabbè, però manca Caruso che sarà fuori, non lo so. Comunque, manca anche Bruno D'Arco. Si è infortunato. Sostituito degnamente al nuovo acquisto, Kevin. Non diciamo il nome, vero? Che è impronunciabile. Però. E se lo vuoi dire tu, anzi, Kevin, da non dire passato di Runjan. Così si dice. No. Vedremo cosa impareremo. Comunque ragazzi, siete stati sfortunati oggi, avete la partita in pugno, poi quel gol. Quasi... il pareggio che ci mettiamo la firma. Sentiamo bussare. Sentiamo... Non aprite quella porta. Io di buttare l'altro. Intervista a moi. No, vabbè, stavano parlando della partita. L'intervista è iniziata adesso. Dicevo che avete giocato bene. Poi quel gol, peccato. Ho preso un gol con Sergio. Inizia al cazzo, può essere. Comunque, unisciti a loro. Unisciti a loro. Poi per... dai. Allora, dicevamo. Poi per il resto, comunque, ho parlato bene. Sì. Però quel gol non te lo devi fare. Sì, da centrocampo. Adesso mi ci sono. Ah, bella centrocampo. La migliore partita è stata un siluro. Vabbè, ho parlato a Timboi. Ho proprio addirittura venne a. Comunque, la prestazione è migliorata rispetto a quella volta. Se già una volta tutta 6-0 vinciamo. Ai playoff arriviamo. Sta prestazione è playoff. Vabbè, la gestione è facile. Che poi dice perché uno se ne va dal Salisburgo. I Durex vinceranno secondo me tutti i gironi. Ah sì? Come fanno i Durex secondo voi? I Durex vinceranno loro. Sai, sono forti però. No, le abbiamo contenuti alla grande. Migliore in campo oggi? No, il nuovo acquisto. Nuovo acquisto Kevin? Che ha segnato, non è l'unico gol. Come gli è sembrata la tua nuova squadra? Insomma, però perché difendiamo troppo, evidente. Insomma, poi io devi dire che insomma, perché difendiamo troppo, attacca. Tu hai visto mai Zambrotta e dici mi la fa cagare. Sì, diceva, secondo te bene. Prossimo turno vedi Benfica, un altro avversario duro. Difenderemo troppo. Benfica, abbiamo il master nuovo. Benfica. Abbiamo il Benfica. Ah, no, scusa, avete ragione. Voi siete sempre lì. Sarebbe Revolution master nuovo. E non si sa se io sono con loro con col dubbio se Caruso va. Prima di vedere se loro lo vogliono. No, raga, già mi voglio. Comunque, oggi, come la vedrete? Come la vedete questa partita? C'era giocato, oggi. I Durex si hanno battuti ma la trombetta. Quindi. Ma voi all'apertura l'avete battuti? Noi abbiamo battuti. Sì. La trombetta aperta la prima trombetta. L'anno scorso hanno perso più ammunizione, meno 2,2. Questo lì lanciamoci. Vabbè ragazzi, vedremo sabato. Non hai capito niente, sei capito. Un po' di confusione. Guarda che sono. Ciao ragazzi, Cannilla, i Durex vincono. Avete sofferto oggi però, eh? Sì, oggi è stata una partita equilibrata al massimo. Sono stati veramente in gambi i ragazzi. Sia miei che la squadra avversaria. È stata una buona partita dal primo minuto all'ultimo minuto. Combattuta, alla fine c'è stato il gol che ci ha portato alla vittoria. Vittoria fortunata oggi? Sì, molto fortunata perché, l'ho detto, eravamo equilibrati entrambi. Quindi alla fine siamo arrivati fino a 5 minuti dalla fine sull'1-1. Poi per fortuna è arrivato il gol del 2-1 e questo ci ha dato la vittoria. Migliore in campo dei tuoi? Ma, migliore in campo... difficile. Difficile da trovare. Sì, no, vabbè, siamo stati tutti bravi, diciamo. Ma forse Mancuso perché era mezzo struppiato, mezzo. Si è sacrificato. Si è sacrificato molto. Prossimo turno vedi Benfica, una squadra che punta alla Serie A diretta. Io non la conosco, quindi. Se me lo dici tu. Sarà un avversario molto, molto difficile da battere. Posso andarmi a fare la doccia che c'è? Vai. Grazie Marco, alla prossima, ciao.